Sei l'occhio, sei tutto l'occhio che sei. Sei la lente, l'obiettivo, il confluire dello sguardo, canale. Sei l'immagine immobile, immobile prospettiva. Sei il non svanire. Io sto in ritratto nitido, io sto scolorata, saturata, messa in luce, dentro i quattro lati. Io sto in quattro lati buoni, sto buona nei lati affilati, negli angoli retti dell'impressione. Sto in pezzi senza memoria nei cassetti, tacendo, io sempre tacendo, io sempre, mai una parola buona. Eppure, noi siamo ancora in carta, immobile fissità, siamo in questo spessore di carta, in leggerezza, nel peso della carta. Amore durissimo, articolarsi delle ossa, scorrevole rotolarsi delle ossa dalla pelle, solitarie per quel loro esitare la diramazione, incantare, mettersi nel canto, mettersi tutte nel canto, nell'aspro canto del sangue, nell'angolo appuntito dei nervi, nello schiocco delle membrane, nelle aritmie, nella violenza delle arterie, per quel lasciarsi ricoprire isole bianchissime nella carne, per la loro modestia di impalcatura, di scheletro schivo, di lungo fiore sotterraneo, di radice. Ecco, ringraziamo innanzitutto Alessandra Cava per averci letto questi due testi da RSVP, la sua prima raccolta, edita da Polimata. Due testi che ci rimandano, Alessandro, io direi, subito a parlare di uno spazio. Ci hanno molto colpito questi quattro lati che ritornano a volte come stanza, a volte come casa, a volte sembrano tornare come pagina, questi quattro angoli retti. E sono quattro lati che proteggono, quattro lati che però chiudono. Sono quattro lati in cui ci sono anche delle immagini, vengono stipate un po' dentro delle immagini, ci è sembrato. E all'interno di questo spazio chiuso cominciano a svilupparsi, si sviluppano delle tensioni, delle forze. Quasi delle tensioni a valicarli in realtà, questi limiti. E ci chiedevamo un po' come funzionava appunto questo rapporto tra le forze, tra questo chiuso e aperto, tra questi. E come si posizionano queste immagini in questi lati che racchiudono. E perché racchiudono? Allora, la questione dei lati ha a che fare per me principalmente con la questione della visione. Questo libro per me è un qualcosa che va a porsi in visione su quello che posso chiamare una dimensione temporale che non può concludersi. Detta in un altro modo può essere inteso come uno sguardo, possiamo dire, sulla giovinezza o sull'adolescenza, ed anche sull'infanzia, su quello che è stato. Sì, su qualcosa che è stato, ma che non può essere appunto racchiuso in questi quattro lati. I quattro lati della visione, che sono poi i quattro lati sì, della scrittura, del testo, perché i testi sono anche quasi quadrati. Esatto, tendono verso una forma di quadrilatero. E anche il formato. Sì. Sono in qualche modo il segno di questa tensione e dell'impossibilità anche di racchiudere dentro l'immagine la dimensione temporale, che però non va mai, diciamo che è un tentativo che non va mai abbandonato. La questione che tu ponevi del travalicare è esattamente questo, in qualche modo un porsi
in questa tensione, tentando una volta di valicare con la consapevolezza che questo non è mai possibile. Infatti si sente questo sforzo nel ricercare queste immagini nell'oggi, e si sente anche questo sforzo nel tradurre queste immagini in una lingua. Sì. Ecco, ci interessava molto questo triplice rapporto tra immagine, tempo e anche lingua. Una lingua e un ritmo, sì, ci è sembrato molto. A livello di scrittura. Di scrittura, sì. Che in cui appunto questa tensione, questa ricerca della parola si vede, no? Si vede in una serie di iterazioni continuate, come se oltre all'accumulo di immagini in questa stanza ci fosse anche un continuo accumulo di parole per arrivare a qualcosa a cui forse un po' si può arrivare, ma forse non del tutto. Sì. Mi chiedevo appunto il rapporto tra proprio con la scrittura, con come ci si arriva e la fatica che si fa, se è faticoso, se è fluido. Sì. Perché ho notato un po' questo andamento anche come di gemmazione, di reiterazione, no? Delle parole che si ripetono. Certo. E poi vanno avanti in questo senso. Sì, ma come se fosse un'onda quasi. Sì, c'è questo aspetto che per me è legato molto alla questione anche della tessitura. Questo tagliare e cucire contemporaneamente. Quindi il rapporto col passato è ovviamente un rapporto che passa attraverso la sezione, no? Si sezionano delle immagini, i nostri ricordi sono delle immagini che casualmente si collegano tra di loro e vengono cucite dalla memoria. E quello che ho tentato di fare è appunto di avvicinarmi a questo tipo di processo percettivo con il tempo, perché sia con il tempo, attraverso la scrittura. E la scrittura non è altro che un taglio, anch'essa, l'atto dello scrivere è un'incisione. Per cui con le parole si tenta di fare ciò che si fa anche con la vista, quindi inquadrare, mettere in volta dentro quei quattro angoli, dentro un'inquadratura. Esatto. E poi cucire, perché poi è questo che si fa quando si scrive. Ci sono anche dei ritorni tra un testo e l'altro, delle cose che se potessimo tracciare delle linee comporrebbero un disegno. Dalla mia pena, sì. Che è insomma quello che in qualche modo per me è la questione della memoria. Infatti, questa relazione anche memoria immagine, sì. A me, a noi, è venuta in mente una possibile relazione con la fotografia. Sì. Con la fotografia in quanto contiene contemporaneamente il presente e il passato, cioè ha un elemento di morte, forse, di qualcosa che non è più, ma anche di presente, attraverso la presenza di quella fotografia, in quel caso, è possibile risalire a uno spiraglio di qualcosa che è stato. Tu parli di bagliori, parli di appunto parole che tagliano, no? È come se si riuscisse a trovare anche soltanto per un istante a bloccare un piccolo pezzettino di immagine. Ecco, questo ci pareva. E c'è ancora una volta parole affilate, no? Sì. Come la pagina, dicevi, no? Sì. Insomma, prima, come la pagina stessa del libro, insomma, quindi c'è un po' un... Era bello anche orientare magari un attimo il discorso al rapporto con, oltre a questo dire, a questo mettersi nel canto, questo sforzo che c'è, anche all'esitazione al dire, non so come, al silenzio. Non ho parole buone. Sì, beh,
questo è in qualche modo dichiarare ogni volta la possibilità di arrivare, di giungere. Ma mi interessava questa cosa che ha detto del bagliore, perché la questione della luce secondo me è fondamentale. Parlando di fotografia, la fotografia è l'opera della luce. E per me c'è un rapporto molto stretto, se devo pensare alla relazione tra l'immagine e la parola, con la voce e la luce. In qualche modo sono entrambe le sostanze che danno corpo a quello che diciamo e a quello che vediamo. Non potremmo vedere senza la luce, è la luce che disegna ciò che vediamo, come la voce che disegna ciò che abbiamo da dire. E la questione vocale per me è fondamentale, proprio anche a livello di processo creativo. Sì. Non potrei scrivere se non dicessi ad alta voce, come se ogni volta dovessi ripetere da capo quella voce per poter poi operare questo taglio sul campo. Infatti penso che questo tema che tu proponi della voce sarà oggetto di, verso la fine intervista, di qualche altro approfondimento, perché insomma è una cosa che abbiamo notato, e chissà cosa c'è un legame anche con l'aspetto teatrale o comunque del dire, quindi alla fine magari torniamo.